Ricorre sabato prossimo il 7° anniversario del disastro ferroviario di Crevalcore, dove lo scontro fra due treni causò 17 vittime e decine di feriti. Quest'anno due giorni di iniziative, un incontro per parlare di sicurezza sul lavoro. È morto in serata all'ospedale Maggiore Ivan Bonazzi, il bolognese di 37 anni rimasto gravemente ferito in un incidente in motorino ieri pomeriggio in viale Aldini. Lascia la moglie e una figlia di 8 mesi. Ancora un raggiro a una persona anziana. La prima vittima del 2012 è una 80enne che abita in zona Santa Viola, derubata di 1.000 euro da tre truffatori, scusate, che si sono spacciati per amici del figlio. Atto vandalico nella notte a Imola, la lapide che ricorda la visita di Papa Giovanni Paolo II è stata imbrattata con sterco, un episodio simile era avvenuto anche la primavera scorsa. Strade e rotonde di Castelmaggiore resteranno pubbliche, a dirlo ai nostri microfoni è il sindaco Marco Monesi, che spera di bloccare l'asta di vendita di alcune vie del paese. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. Sono passati ormai 7 anni dal disastro ferroviario di Crevalcore, dove lo scontro frontale fra due treni provocò 17 vittime e decine di feriti. La commemorazione quest'anno durerà ben 2 giorni, venerdì e sabato. Al centro ci sarà un incontro per parlare di sicurezza sul lavoro. Sentiamo Federico Balletti. Ricordare ciò che successe in quella fredda mattina di gennaio senza fare altri processi, ma per riflettere sulla sicurezza del lavoro. Sarà questo il tema della commemorazione del disastro ferroviario di Crevalcore, dove 7 anni fa lo scontro fra due treni provocò 17 vittime e decine di feriti. Le iniziative quest'anno si aprono con una maratona di 42 chilometri che anticiperà di un giorno le celebrazioni ufficiali, la messa e la deposizione di fiori al cippo che ricorda le vittime. Ma la principale novità del 7° anniversario, come ha spiegato il sindaco di Crevalcore Claudio Broglia, è un confronto sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto per sabato alla biblioteca comunale della cittadina. Non sarà un processo alle ferrovie, ma il punto di partenza per una riflessione più generale, aggiunge il sindaco. È vero che la sentenza dice che ci fu un errore del macchinista, ma noi ricordiamo, dice ancora Broglia, che non c'erano sistemi di sicurezza in grado di riparare a quell'errore. Se infatti ci fosse stato il sistema di controllo automatico che blocca il treno in caso di non rispetto dei segnali, il convoglio si sarebbe fermato. Le ferrovie saranno presenti alla commemorazione, ma non sul palco durante il dibattito. Ci saranno anche i parenti delle vittime. Sabato mattina alle 10.30 ci sarà la messa in suffragio nella chiesa di San Silvestro, seguita dalla deposizione di fiori al cippo sul luogo dell'incidente. All'incontro sulla sicurezza sul lavoro nel pomeriggio parteciperanno, fra gli altri, il procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, Simonetta Saliera, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, e Danilo Barbi, della segreteria della CGIL. La cronaca: è morto in serata all'ospedale Maggiore un giovane motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente ieri pomeriggio in viale Aldini fra Porta Saragozza e Porta San Mamolo. Ivan Bonazzi, bolognese di 37 anni, era in sella al proprio scooter Honda e avrebbe perso il controllo senza urtare altri mezzi, ma forse durante il sorpasso di una BMW che procedeva nella stessa direzione. Subito soccorso dal 118 è stato portato al Maggiore in condizioni disperate, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Ivan Bonazzi lavorava come grafico per il gruppo Monriff, lascia la moglie e una figlia di appena 8 mesi. Cambiamo decisamente argomento. Un vecchione di Capodanno con le sembianze di Berlusconi ha fatto scoppiare la polemica a Ozzano Emilia. Il PDL non ha gradito e ora il caso diventa nazionale. Sono pronti un esposto e una interpellanza in Parlamento. Sentiamo. Senza dubbio è la prima polemica del 2012, visto che è cominciata lo scoccare della mezzanotte di Capodanno. Protagonista questo pupazzo con le sembianze di Silvio Berlusconi e una bandana in testa da bruciare come vecchione nella piazza di Ozzano Emilia. Per gli organizzatori, la proloco della cittadina, l'iniziativa voleva solo essere ironica, ma l'idea non è piaciuta affatto ai dirigenti locali del PDL, che già prima della mezzanotte si sono infuriati e hanno chiamato i carabinieri. Il rimedio dell'ultimo minuto è stato mascherare il volto di
di Berlusconi, bruciando un vecchione camuffato con pagine di giornale, ma sempre con la bandana. Troppo tardi per spegnere la polemica che è già diventata un caso nazionale. Il deputato bolognese PDL Fabio Garagnani ha presentato un'interpellanza al governo. Quanto accaduto a Ozzano, ha detto, dimostra la concezione eversiva che una parte della sinistra bolognese ha da sempre nei confronti dell'avversario politico. E Galeazzo Bignami, consigliere regionale del PDL, ha presentato ai carabinieri un esposto contro ignoti. Il comune di Ozzano è estraneo all'organizzazione, ma il sindaco PD, Loretta Masotti, cerca di calmare gli animi e parla di un'iniziativa ironica che non voleva offendere nessuno. Anche il suo partito ha risposto alle prese di posizione del centrodestra, definendo l'episodio spiacevole, discutibile, ma solo una goliardata. Ci ha sconcertato molto, invece, concludono i dirigenti del PD di Ozzano, il dispiegamento di forze che il PDL ha messo in piedi per contrastare questo evento, e ci viene da pensare che evidentemente siano a corto di argomenti. La polemica, insomma, continua. Da Ozzano a Imola, dove per la terza volta la lapide posta vicino alla Rocca Sforzesca, ricordo della visita in città di Papa Giovanni Paolo II una quindicina di anni fa, è stata oggetto di un atto vandalico. Come già lo scorso anno, il cippo in marmo è stato imbrattato con sterco, mentre nel 2005 l'oltraggio avvenne con una scritta offensiva accompagnata da una A che richiamava il movimento anarchico. In nessun caso le indagini sono riuscite a individuare gli autori. L'ultimo atto vandalico imolese sarebbe stato compiuto nella notte del primo giorno dell'anno, a poche ore di distanza dallo sfregio alla statua marmorea di Giovanni Paolo II a Riccione, in provincia di Rimini, alla quale sono state mozzate le mani e la testa. Nonostante le raccomandazioni e le recenti campagne di informazione delle forze dell'ordine, una nuova truffa a una persona anziana è avvenuta ieri a Bologna. La prima vittima del 2012 è una ottantenne che abita in via Duccio da Boninsegna in zona Santa Viola, derubata di un migliaio di euro da tre persone che si sono spacciate per amici del figlio. La pensionata è stata avvicinata a una fermata degli autobus in via Don Sturzo da due donne e un uomo che le hanno offerto un passaggio per tornare a casa. Convinta che si trattasse di conoscenti del figlio, l'anziana ha accettato, ma lungo la strada i tre hanno cominciato a confonderla, fingendosi interessati a comprare una casa nel suo condominio. Con questa scusa l'hanno convinta a farli salire per vedere l'appartamento e sono riusciti ad arraffare il denaro custodito in camera da letto. Solo qualche ora più tardi, raccontando al telefono a un'amica l'episodio, la pensionata si è insospettita ed è andata a controllare, scoprendo di essere stata derubata. Il prossimo 20 di gennaio riprenderanno un po' a sorpresa le ricerche dell'aereo scomparso 4 anni fa a largo della costa del Venezuela. A bordo, come forse ricorderete, c'erano anche due bolognesi. Sentiamo. 4 anni fa, il 4 gennaio del 2008, un piccolo aereo di linea scomparve misteriosamente nella zona dell'arcipelago di Los Roques a largo della costa venezuelana. A bordo c'erano 14 persone, tra cui 8 passeggeri italiani, comprese le due turiste bolognesi Annalisa Montanari e Rita Calanni. Del velivolo non si seppe più nulla e le ricerche non diedero alcun esito. Oggi, a sorpresa, arriva la notizia di una ripresa delle ricerche a partire dal prossimo 20 di gennaio. Le operazioni, del costo di 4 milioni di euro suddivisi tra il governo italiano e quello sudamericano, si avvarranno dell'utilizzo di un nuovissimo mezzo subacqueo, come riporta oggi Il Resto del Carlino, cui spetterà il compito di scandagliare i fondali marini nella zona individuata dagli esperti. Il robot AUV, comandato a distanza dalla nave d'appoggio, passerà al setaccio un'area di una superficie complessiva di 96 miglia quadrate. Prevista per il prossimo 17 gennaio la partenza degli esperti italiani, l'ammiraglio Giovanni Vitaloni e il comandante Mario Picca. Entrambi faranno parte dell'equipaggio della nave di ricerca assieme all'equipe venezuelana. E torniamo adesso a parlare del cosiddetto Cinzia Gate, il secondo patteggiamento di Flavio Del Bono, quello relativo all'indebito bonus di 800 euro netti in busta paga che l'ex sindaco di Bologna fece ottenere all'ex fidanzata Cinzia Cracchi, si discuterà davanti al giudice il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino. Casuale ma abbastanza simbolico se si pensa che è stata proprio la sua storia d'amore con Cracchi a dare il via all'odissea giudiziaria che nel gennaio 2010 fece capitolare il primo
primo cittadino, costringendolo ad abbandonare la poltrona su cui siede oggi Virginio Merola. Ebbene, proprio per il 14 febbraio è stata fissata l'udienza preliminare del secondo filone, quello in cui lui, il direttore del CUP Mauro Moruzzi, l'ex direttore del personale della Regione Gaudenzio Garavini e la funzionaria regionale Stefania Papili rispondono di abuso d'ufficio per aver garantito a Cracchi il mantenimento di un surplus di 800 euro netti in busta paga quando nell'aprile del 2009 passò in forze al CUP lasciando la regione. Non ha causato feriti, ma ha provocato un certo allarme un incendio divampato all'ora di pranzo nel ristorante che si trova all'interno dell'outlet di Castelguelfo nel Bolognese. A prendere fuoco è stata la canna fumaria del camino a legna del locale, che in quel momento era affollato di clienti. I responsabili e i dipendenti sono intervenuti subito con alcuni estintori, poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il ristorante e provveduto allo spegnimento poi del rogo. Sulle cause probabilmente accidentali sono in corso gli accertamenti. Cambiamo argomento. Il comune di Castelmaggiore è ancora nel mirino dopo le recenti polemiche sulle strade che per un pasticcio amministrativo finiranno all'asta. Oggi il sindaco ha voluto rispondere a chi gli chiedeva conto di una ispezione del Ministero dell'Economia. Sentiamo. Marco Monesi, sindaco di Castelmaggiore, nel mirino, comune nel mirino di alcune polemiche politiche negli ultimi giorni, ultima quella di una visita degli ispettori del Ministero dell'Economia. Cosa è successo? Qual è la vostra risposta? Beh, diciamo, la visita del Ministero dell'Economia dell'ispettore è dovuta al fatto che nel 2009 noi, per dare spazio alle imprese che avevano lavorato per noi per non bloccare l'attività amministrativa, sforammo il patto di stabilità. Di conseguenza, tra tutti coloro che hanno sfondato il patto, all'epoca il Ministero ha sorteggiato alcuni comuni, tra cui noi. La visita ha dato luogo a rilievi da parte dell'ispettore, tra cose positive e criticità, ha rilevato alcune criticità. E il fatto che noi oggi siamo qui è per dire che non rendiamo pubblica attualmente il materiale, perché riteniamo soggetto a istruttorie da parte nostra e da controdeduzioni da offrire al Ministero. Altro tema caldo resta ancora quello della famosa asta del 31 di gennaio. Che cosa succederà? Beh, il 31 di gennaio noi stiamo lavorando appunto perché non vi sia quest'asta, quindi abbiamo dato incarico a un legale per fare in modo che questo non venga. Ma non solo a tutela dell'amministrazione comunale, anche a tutela dei futuri acquirenti, perché ribadiamo che quella è una strada prevista dalle norme del piano regolatore, dal piano particolareggiato nell'89 approvato, insomma, quindi è una strada e come tale rimarrà, quindi chi l'acquistasse si ricordi che sarà solo costretto ad ulteriori oneri, che saranno quelli del mantenimento di una strada privata ma ad uso pubblico. Alla vigilia del 21esimo anniversario della strage del Pilastro, che ricorre domani, Marino Occhipinti, uno dei membri della banda della Uno Bianca, ha chiesto di usufruire del beneficio della semilibertà che gli consentirebbe di trascorrere fuori dal carcere di Padova, dove sta scontando l'ergastolo, parte del giorno per partecipare ad attività lavorative o sociali. La decisione del Tribunale di Sorveglianza arriverà nelle prossime settimane. L'Associazione dei Familiari delle Vittime si è sempre opposta alla concessione di benefici. Scatta domani a Bologna il blocco del traffico per i veicoli più inquinanti. Lo stop comincerà alle 8.30 per concludersi alle 18.30. Consentita la circolazione delle auto elettriche, ibride, a GPL, a metano, Euro 4 ed Euro 5, diesel, Euro 3, solo se dotate di filtro antiparticolato. Via libera anche ai ciclomotori, ai motocicli, ai motoveicoli, Euro 2 ed Euro 3. Intanto anche il nuovo anno è cominciato male per quanto riguarda gli sforamenti delle centraline che misurano l'inquinamento di Bologna. 3 postazioni su 5 segnalano 2 sforamenti sul limite delle polveri sottili. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, torniamo tra poco. Di nuovo in studio con ETG Bologna. Prima di proseguire, come sempre, rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Ricorre sabato il 7° anniversario del disastro ferroviario di Crevalcore, dove lo scontro tra 2 treni causò 17 vittime e decine di feriti. Quest'anno 2 giorni di iniziative e un incontro per parlare di sicurezza sul lavoro. È morto in serata all'ospedale Maggiore Ivan Bonazzi, il bolognese di 37 anni rimasto gravemente ferito in un incidente in motorino ieri pomeriggio in viale Aldini. Lascia la moglie e una figlia di 8 mesi.
Ancora un raggiro ad una persona anziana. La prima vittima del 2012 è una 80enne che abita in zona Santa Viola, derubata di 1000 euro da 3 truffatori che si sono spacciati per amici del figlio. Atto vandalico nella notte a Imola, la lapide che ricorda la visita di Papa Giovanni Paolo II è stata imbrattata con sterco. Un episodio simile era avvenuto anche la primavera scorsa. Strade e rotonde di Castelmaggiore resteranno pubbliche, a dirlo ai nostri microfoni è il sindaco Marco Monesi, che spera di bloccare l'asta di vendita di alcune vie del paese. Andiamo avanti con il notiziario. L'associazione di proprietari immobiliari Confabitare rinnova la richiesta al presidente del Consiglio Mario Monti di non cancellare le agevolazioni fiscali per i contratti di locazione a canone concordato. Lo ha ribadito oggi il presidente dell'associazione Confabitare, Alberto Zanni, durante la nostra rassegna stampa. Sentiamolo. Noi abbiamo già fatto due cose, abbiamo già inviato nei giorni prima di Natale un appello al Presidente Fini per la Camera dei Deputati proprio per la reintroduzione delle agevolazioni fiscali, degli sgravi fiscali sui canoni concordati. Abbiamo inviato proprio l'ultimo giorno dell'anno una lettera al Presidente del Consiglio Mario Monti proprio spiegando la situazione cui dovrà inevitabilmente arrivare il mercato immobiliare delle locazioni se non ci saranno dei correttivi, e abbiamo già un'anticipazione che nelle prossime settimane saremo ricevuti sia dal Presidente Fini che dal Presidente Monti proprio per portare le nostre ragioni, i nostri suggerimenti che dovrebbero essere poi presi in esame appunto per quei correttivi utili per evitare questo disastro. Per chi volesse vedere queste due lettere, sia dell'appello alla Camera che del Presidente Monti, sono pubblicate sul nostro sito che è www.confabitare.it, dove andando a visitare si può vedere le lettere, scaricare anche le lettere che sono state inviate. Per coloro che avessero perso le fasi più spettacolari e suggestive della festa in piazza, ETV trasmetterà in prima serata questa sera tutto lo spettacolo dell'ultimo dell'anno in Piazza Maggiore. Lo state vedendo in particolare proprio il concerto di musica gospel che è stato eseguito, come vedete, dal Sagrato di San Petronio. Ci fermiamo, un'altra pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. In nuovo studio con ETG per parlare di sport e di basket. Questa sera la Canadian Solar Bologna scenderà in campo all'Unipol Arena contro Casale Monferrato. Nella prima partita del 2012 i bianconeri incontreranno la squadra forse più in forma del campionato, ma anche gli uomini di Finelli sono in serie positiva, avendo vinto le ultime 3 gare e avendo capitalizzato il fattore campo negli ultimi 6 match. Noi l'abbiamo inquadrata così la partita, ma per capirne di più siamo già collegati con Roberto Martini. Buonasera Roberto. Massimo, buonasera a tutti. Tra poco questa partita è interessantissima perché, come hai detto, Casale Monferrato sta stupendo un po' tutti, ha perso 6 partite consecutive all'inizio del campionato, poi improvvisamente è cambiato qualcosa, è cambiato perché è arrivato un certo Shakur, certo per chi magari non conosce profondamente il mercato dei giocatori stranieri, proveniente dal Port Est, da una squadra divisione A francese, e questo Shakur ha completamente cambiato il volto della squadra. Casale oggi è diventata una squadra in grandissima forma, temibilissima, ha vinto ad Avellino, ha battuto Cantù, ha perso di poco con Milano, ha perso a supplementare a Siena. Quindi un cliente difficilissimo per la Virtus che, come hai detto, attraversa un periodo di forma assolutamente importante, bellissimo, con una squadra che corre, con una squadra che segna, con un giocatore come Gaelius che sta sempre più emergendo, con Poeta leader della squadra, molto meglio lui sicuramente di McIntyre che è venuto qua a Bologna a fine carriera. Una Virtus che però deve stare attento non solamente a Shakur, ma ad una serie di tiratori micidiali che ha la squadra di Casale Monferrato. Ricordiamo tra questi anche quel Malaventura che ha giocato in Fortitudo. La partita quindi è presumibile, sarà molto divertente, sarà molto giocata sul fronte offensivo, quindi pensiamo ad un punteggio finale intorno agli 80 punti, con la Virtus che ci auguriamo sappia mantenere intatto il fattore campo, integro il fattore campo, per poi giocarsi la volata finale per entrare nella Final Eight di Coppa Italia. Le prossime tre, le ultime tre dell'andata sono nell'ordine: a Pesaro contro la Scavolini, in casa con Siena
e infine in trasferta a Cantù. Obbligatorio vincere assolutamente contro Casale. Bene, grazie, grazie a Roberto Martini, ovviamente in bocca al lupo alla Virtus. Questa era l'ultima notizia, adesso prima di chiudere però rivediamo come sempre i principali argomenti del nostro telegiornale. Ricorre sabato il 7° anniversario del disastro ferroviario di Crevalcore, dove lo scontro fra due treni causò 17 vittime e decine di feriti. Quest'anno due giorni di iniziative, un incontro per parlare di sicurezza sul lavoro. È morto in serata all'ospedale Maggiore Ivan Bonazzi, il bolognese di 37 anni rimasto gravemente ferito in un incidente in motorino ieri pomeriggio in viale Aldini, lascia la moglie e una figlia di 8 mesi. Ancora un raggiro a una persona anziana, la prima vittima del 2012 è una 80enne che abita in zona Santa Viola, derubata di 1000 euro da tre truffatori che si sono spacciati per amici del figlio. Atto vandalico nella notte a Imola, la lapide che ricorda la visita di Papa Giovanni Paolo II è stata imbrattata con sterco, un episodio simile era avvenuto anche la primavera scorsa. Strade e rotonde di Castelmaggiore resteranno pubbliche, a dirlo ai nostri microfoni è il sindaco Marco Monesi che spera di bloccare l'asta di vendita di alcune vie del paese. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro una buona serata. Di nuovo in studio con RTG, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora prima di chiudere come sempre rivediamo i principali argomenti del nostro telegiornale. Ricorre sabato il 7° anniversario del disastro ferroviario di Crevalcore, dove lo scontro fra due treni causò 17 vittime e decine di feriti. Quest'anno due giorni di iniziative e un incontro per parlare di sicurezza sul lavoro. È morto in serata all'ospedale Maggiore Ivan Bonazzi, il bolognese di 37 anni rimasto gravemente ferito in un incidente in motorino ieri pomeriggio in viale Aldini, lascia la moglie e una figlia di 8 mesi. Ancora un raggiro a una persona anziana, la prima vittima del 2012 è una 80enne che abita in zona Santa Viola, derubata di 1000 euro da tre truffatori che si sono spacciati per amici del figlio. Atto vandalico nella notte a Imola, la lapide che ricorda la visita di Papa Giovanni Paolo II è stata imbrattata con sterco, un episodio simile era avvenuto anche la primavera scorsa. Strade e rotonde di Castelmaggiore resteranno pubbliche, a dirlo ai nostri microfoni è il sindaco Marco Monesi che spera di bloccare l'asta di vendita di alcune vie del paese. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.